Siamo arrivati al nostro terzo incontro. Raffaello nel 1508 viene chiamato alla corte di Papa Giulio II per affrescare i suoi nuovi appartamenti. A Firenze stava lavorando alla Madonna del Baldacchino, che lascia incompiuta per correre a Roma, a realizzare le grandiose opere che lo renderanno immortale e che avrebbero dato un nuovo volto al Rinascimento italiano. Sempre a Roma, Raffaello entra in stretto contatto con l'arte classica, con la monumentalità dell'arte antica, con Michelangelo che sta affrescando la Cappella Sistina. La struttura compositiva delle sue opere assume così una maggior grandiosità. Alle pose naturali delle persone viene unita la monumentalità delle figure e i contrasti cromatici si fanno più netti, accesi e luminosi nella ricerca di un equilibrio tra umano e divino, tra bellezza naturale e bellezza ideale. Nelle Madonne di Raffaello di questo periodo possiamo proprio ritrovare tutte queste caratteristiche stilistiche, dove però la bellezza ideale coincide con la bellezza soprannaturale. Il contenuto religioso della sua pittura sta nella totale armonia fra umano e divino. Un esempio sono proprio questa Madonna dell'Alba e questa Madonna di Foligno. Per capire meglio quest'ultimo passaggio, soffermiamoci però sul quadro considerato ancora oggi il più bello di Raffaello. È la Madonna Sistina, che possiamo inserirla nel tema mariano di Maria Mediatrice. Raffaello ricevette l'incarico di dipingere la tela da Papa Giulio II per la chiesa di San Sisto a Piacenza. Molti sono gli aneddoti che confermano la grande ammirazione nei confronti di questo dipinto. Si dice che il re di Polonia e Sassonia, Federico Augusto II, nel 1757, quando l'opera, dopo averla acquistata dai monaci del convento, arrivò a Dresda, fece spostare il proprio trono per poter meglio ammirare il capolavoro di Raffaello. Dostoevskij, autore della famosissima frase «La bellezza salverà il mondo», teneva una stampa di quest'opera sopra il suo letto, dando ad essa il significato di icona, cioè di immagine sacra per eccellenza. La Madonna Sistina è stata definita anche il ritratto di un'apparizione. Al centro della scena, la Vergine, tenendo fra le braccia Gesù Bambino, si rivela ai fedeli e, camminando sulle nuvole, sembra muoversi verso lo spettatore. La Vergine, priva di aureola, scalza e non indossa vesti sontuose, eppure il suo portamento è regale, solenne e lo sguardo dolce e severo al tempo stesso. Raffaello vuole celebrare l'umanità della Madonna e di suo figlio, ma soprattutto vuole sottolineare che la sua apparizione è in carne e ossa. Il soprannaturale irrompe così nel naturale e diviene attesa dal popolo. Ai lati le figure dei due santi. A sinistra San Sisto Papa, anziano, con cappello e barba bianca, che volge lo sguardo alla Vergine e indica i fedeli che si suppone siano ai piedi del quadro. A destra Santa Barbara, inginocchiata sulle nuvole, vestita con eleganti abiti cinquecenteschi, guarda verso il basso, come voler stabilire un rapporto ideale con la gente. Maria intercede presso Dio per i fedeli, porgendoci, o meglio offrendoci il bambino, come a prefigurare il suo sacrificio per l'intera umanità. A completare l'apparizione, i due angioletti, che come sospesi nei loro pensieri, appoggiati alla cornice del quadro, sembrano creare un accordo fra cielo e terra.